Ciao, io mi chiamo Alice Bortolazzo e sono la curatrice di questo progetto che ho realizzato con Laura e sono laureata in storia dell'arte all'Università di Padova. Laurea magistrale e ho 28 anni e sono di Padova. Io invece sono Laura Allegro e ho 24 anni, ho finito quest'estate l'Accademia di Belle Arti e il mio lavoro consiste principalmente nello studio attraverso l'incisione calcografica e la pittura, ma a volte anche lavoro anche con l'installazione, con la luce, e appunto in questa occasione, per questo progetto, ho preparato un'installazione dove ho lavorato principalmente sulla sovrapposizione di materiali semitrasparenti e allestiti sulla vetrata appunto del conservatorio, in modo che possano essere visibili tutte le varie trasparenze. Come si chiama l'opera che hai portato? L'opera si chiama Tagliare la nebbia. E raccontacela. E come ci diceva Laura, infatti è un'installazione site specific, quindi realizzata appositamente per questo progetto e per questa mostra. E consiste in una contrapposizione continua di contrasti, perché anche Laura è una persona con un'interiorità molto sfaccettata e che possiamo riscontrare nell'opera che ci presenta, che è fatta di queste pagine di libro separate dalla rilegatura e molto fragili, molto delicate, realizzate con materiali di recupero molto semplici che vengono attraversate e sostenute da un filo che è un connettore ma è anche un elemento di disturbo, quindi è un'opera molto interessante e dalle molte sfaccettature. Com'è stata la relazione curatore-artista? Beh, molto buona, sì. Perché ci siamo trovate subito in sintonia e ci capiamo, sì. Ci siamo trovate d'accordo sia su che tipo di installazione realizzare, anche se è cambiata tipo 50 volte nel corso del tempo. Siamo partite da tutta un'altra cosa e siamo arrivate a come è giusto che sia, però ci siamo sempre trovate d'accordo e quindi siamo state fortunate, sì. Perché è stata una coppia vincente, speriamo.